Io sono Andrea Bonaccorsi, sono un professore di economia e management all'Università di Pisa, alla scuola di ingegneria, e mi occupo da molti anni di ricerca economica sulla innovazione tecnologica e sulla scienza. L'azienda di cui vi parlo si chiama R Quadro. R Quadro vuol dire R al quadrato, che ha un doppio significato, vuol dire ricerca sulla ricerca, ma anche un'allusione a una formula che conoscono tutti quelli che fanno ricerca statistica, che si chiama appunto R quadro e che serve a spiegare i fenomeni. R quadro che cosa fa? È una società che abbiamo costituito con altri due soci. Uno è un collega accademico, si chiama Gualtiero Fantoni ed è un professore di tecnologie meccaniche, sempre alla Scuola di Ingegneria di Pisa. L'altro è uno scienziato, è un fisico, si chiama Riccardo Preda. Noi accademici non abbiamo dei ruoli operativi, non possiamo averli per la legislazione vigente e quindi nella società abbiamo un amministratore che viene dal mondo manageriale, si chiama invece Corrado Taviani, e Riccardo Preda è invece il direttore ricerca a tempo pieno. Quindi io sono il fondatore accademico insieme con un collega accademico di questa società e l'ispiratore anche dell'idea imprenditoriale, ma naturalmente oggi non ho responsabilità operativa. Quindi quello di cui vi parlo è, nella genesi, qualcosa che ha a che fare con la mia esperienza, nell'attuale gestione dell'azienda vi racconto perché sta crescendo con notevole successo. Cosa fa R Quadro? R Quadro fa servizi di ricerca tecnologica, in particolare di tipo brevettuale, di supporto ai processi di innovazione, in particolare nella fase di concetto e di progettazione. E fa tutto questo sulla base di una piattaforma di algoritmi proprietari, cioè sviluppati attraverso attività di ricerca, che sono stati trasformati in una grande piattaforma software, che processa informazioni soprattutto, sui brevetti, fornendo informazioni molto profilate, molto, ad alto valore aggiunto alle imprese. E da lì siamo partiti, ma siamo partiti con una lunga rincorsa. Perché inizialmente volevamo fare una cosa diversa, cioè inizialmente l'idea imprenditoriale era questa. Io vengo da una lunga attività di ricerca nel campo dell'economia dell'innovazione. Sono stato per molti anni direttore del Master in Management dell'Innovazione alla Scuola Sant'Anna, ho lavorato a livello internazionale su questi temi e poi per ragioni strettamente accademiche, sono finito alla scuola di ingegneria. Lì ho conosciuto appunto un gruppo, in particolare una persona che tuttora ritengo geniale, che è il mio socio Fantoni, che lavorava su problemi simili ai miei, ma con un approccio diverso. Allora, all'epoca, diciamo, ci è voluto un po' di coraggio, a tutti e due. Perché? Beh, per me, insomma, non dico niente di misterioso dicendo che, sapete, se si sta in mezzo agli ingegneri, chiunque lo fa sa che gli ingegneri sono molto convinti di saper fare tutto. E quindi l'idea che ci fosse un economista che andava a lavorare su questi temi con loro non era ovvio, eh? Mi ci è voluto un po' di tempo a convincerli. E da un altro punto di vista anche il mio collega ingegnere ha fatto un atto di coraggio. Perché? Perché noi ci occupavamo di questioni molto fondamentali, molto generali, che moltissimi colleghi, anche di grande qualità, diciamo ingegneri, ritengono, come dire, problemi secondari o insolubili, come dire, o massimi sistemi, come a volte si dice. Noi eravamo convinti di no e abbiamo iniziato ormai quasi 10 anni fa a studiare, questi problemi. E ci siamo subito resi conto che stavamo sostanzialmente arrivando a definire dei processi di pensiero, dei modi di pensare che potevano aiutare anche gli imprenditori a loro volta a innovare. Solo che all'inizio abbiamo sbagliato.
lo dico con grande umiltà e chiarezza. Cioè, all'inizio abbiamo pensato che si potesse andare sul mercato andando dalle imprese e dicendogli: cara impresa, io ti aiuto a innovare, ti do gli strumenti con cui puoi migliorare la tua capacità innovativa. E questo non ha funzionato. Forse eravamo in avanti sui tempi. Questa è una prima lezione che chi vuol fare l'imprenditore deve in qualche modo cominciare a riflettere. Eravamo forse avanti rispetto al mercato. Per darvi un esempio, è uscito un mese fa su una rivista che leggono i manager, che si chiama Harvard Business Review, versione italiana, un articolo però di un americano che racconta come per innovare bisogna fare quello che vi ho appena detto, cioè pensare alle funzioni degli artefatti, rompere le fissità funzionali, esercitare delle regole di pensiero, si chiamano euristiche creative. Ma appunto lo fa 10 anni dopo, lo fa venendo dagli States, quindi può darsi che da ora in poi qualcuno ci creda di più. Quindi noi abbiamo avuto alcuni anni di latenza, cioè alcuni anni in cui questa società non decollava, non fatturava sostanzialmente, lavoravamo come, devo dire, attenzione, come molte start-up accademiche, cioè come molte spin-off che nascono anche sulla base di buone idee di ricerca, ma poi non decollano. Quando è che abbiamo iniziato a decollare? Quando abbiamo capito che dovevamo cambiare il nostro approccio, e cioè che non saremmo mai riusciti a convincere un'impresa a dare a noi, se volete, la responsabilità dei processi innovativi, perché questo l'imprenditore dell'azienda lo vuole tenere per sé, e semmai se è una grande azienda lo delega a grandi società di consulenza. Ma invece potevamo entrare da un'altra porta, che era quella invece degli studi brevettuali, cioè del supporto al processo che un certo numero di aziende fanno avendo brevetti o dovendo sviluppare innovazioni senza violare i brevetti di altri, quindi senza andare poi incontro a problemi legali, soprattutto in alcuni mercati, pensiamo agli Stati Uniti. Perché allora invece noi offrivamo una cosa molto concreta, molto chiara, leggibile, che ha un immediato valore aziendale. Parlavamo a persone che capiscono subito di cosa si tratta e attraverso quella porta abbiamo cominciato a crescere. Quindi negli ultimi 2 anni soprattutto l'azienda sta crescendo moltissimo, abbiamo appunto a questo punto una struttura di una decina di persone, un fatturato intorno ai 600.000 euro con una previsione per l'anno in corso di arrivare a, diciamo, tra 900 e 1 milione, si tratterà di capire la velocità, quindi comunque una crescita molto rapida negli ultimi 2 anni. In questa struttura io, come vi dicevo, non ho responsabilità operativa, quindi c'è un amministratore, noi soci siamo come dire, gli ispiratori, e naturalmente vogliamo che invece la società sia gestita da persone con competenze manageriali. Primo, rendere concreta e con un impatto nel mondo reale della ricerca di base che avevo fatto prima da solo, poi con altri colleghi. Secondo, generare occupazione. Noi abbiamo 10 persone qua da noi di altissimo livello che restano con noi anche se probabilmente potrebbero avere offerte professionali e economiche importanti. Terzo, vedere se eravamo capaci di creare un'impresa, cioè di passare dalla ricerca, che comunque facciamo a tempo pieno ancora, a una impresa che stesse sul mercato in maniera autonoma. Famiglia direi di no, famiglia di origine, amici sì, in questo senso. Uno perché quando l'ho creata all'inizio gli altri due soci erano amici di lungo corso. Da un altro punto di vista, un riferimento, io ho fatto alcuni anni insegnando alla Sant'Anna, è certamente la figura di Paolo Dario, no? Di uno dei primi, diciamo, accademici che in Italia ha creato spin-off, in questo senso è un caro amico, e certamente è stato un punto di riferimento. Direi forse questi sono i riferimenti che vorrei citare. Qui è tutto, la motivazione è quella che consente di essere resilienti, quindi di resistere quando le cose non vanno bene, semmai di cambiare il proprio modello di business. Io vorrei insistere su questo fatto,
come dire, l'imprenditore è uno che dice se il tuo pubblico non ti capisce, cambia pubblico. Cioè devi avere la capacità di arrivare fino in fondo e identificare alla fine un modello di business che sta in piedi e che soddisfa simultaneamente l'imprenditore, i tuoi collaboratori e il mercato. Per fare questo però ci vuole una fortissima motivazione, bisogna avere un desiderio di risultati, una concretezza, anche una caparbietà, una tenacia che si ha soltanto se si è fortemente motivati. Prima citavo Paolo Dario, diciamo, come scienziato che da molti anni si dedica al creare impresa anche appunto a beneficio dei giovani. Però diciamo, poi c'è anche il desiderio nostro di arrivare a fare anche delle organizzazioni più grandi, cioè che non restino solo nei limiti della classica spin-off da ricerca che resta piccolina, ma possa veramente crescere molto. Questo in Italia lo hanno fatto veramente in pochi, quindi i modelli sono effettivamente molto, molto rari. Ecco. Beh sì, io ho studiato economia e management, quindi direi senz'altro di sì, e poi ho studiato economia dell'innovazione, quindi direi al 100%. Diciamo sì e no, nel senso che non bastava. Ci voleva anche un po' di coraggio nell'intraprendere dei percorsi rischiosi. Questo è qualcosa che l'università non dà ancora a sufficienza. Ci occupavamo di servizi che, intervenendo sul processo di innovazione delle imprese, moltiplicavano il rischio al quadrato, perché già innovare per un'impresa è rischioso. Puoi fare delle attività e poi arrivare con un niente di fatto. Andare a comprare dei servizi da una spin-off universitaria che aiutassero a fare innovazione era a sua volta un rischio. E quindi devo dire, all'inizio ci siamo un po' appoggiati anche ad altre realtà. Prima citavo il consorzio Queen, cioè abbiamo cercato di avere anche dei contesti pubblici, per esempio programmi fatti dalle camere di commercio oppure dai ministeri, per sperimentare in un contesto un po' più protetto. Ecco. Poi siamo andati sul mercato, e sul mercato se sbagli ti fai molto male. E quindi lo sviluppo, il punto di svolta, se dovessi dire, è stata la decisione di avere diciamo uno di noi soci che si dedicava a tempo pieno, e questo è Riccardo Apreda, lasciando noi accademici invece in un ruolo più di ispiratori, e poi successivamente quello di assumere un manager che viene dall'industria privata, con una lunga esperienza anche in multinazionali, ancora molto giovane, ma con grandi competenze. Questi due punti hanno per noi significato la scelta di rischiare e di andare sul mercato con l'obiettivo di crescere e quindi come dire, di abbandonare un po' la protezione, la sicurezza che deriva dall'essere un po' nel porto della ricerca pubblica, dell'università, ecco, dove alla fine se le cose vanno male comunque il tuo stipendio lo porti a casa, e invece buttarsi in mare aperto, quindi anche assumendo persone. Il cui stipendio oggi dipende dal fatto che l'impresa va bene, se le cose vanno male abbiamo dei problemi. Distinguerei nelle grandi imprese con cui abbiamo interagito, l'ostacolo principale è che sono molto conservative. Su temi di questo tipo difficilmente danno fiducia a start-up, a imprese giovani e innovative. Preferiscono piuttosto servirsi di grandi società di consulenza, che magari hanno meno conoscenza, posso dirlo, di quella che noi possiamo mettere a disposizione, ma sono naturalmente molto più affidabili dal punto di vista del brand, quindi della loro sicurezza. Quindi devo dire, per qualche anno io ho battuto con una certa regolarità un certo numero di grandi imprese e con grandi difficoltà. Da un altro punto di vista invece è il mondo delle piccole imprese, piccole e medie, che avrebbero molto più bisogno di supporto all'innovazione e che spesso anche la fanno, ma continuano a farla in maniera intuitiva, rapsodica. L'imprenditore ogni tanto ha un'idea geniale e si inventa i metodi per metterla in pratica. E quindi lì l'ostacolo è persuadere queste imprese a diventare un po' più grandi e a darsi degli strumenti più sistematici, di supporto all'innovazione.
Dunque, nel nostro Ateneo esiste un buon sistema di supporto alle spin-off che ricevono un brand, un bollino, superando certi requisiti. Il bollino di spin-off dell'Università di Pisa è una buona introduzione, ma devo dire solo come immagine, perché poi dal punto di vista della rete di contatti sostanzialmente dobbiamo crearcela da noi. Quindi direi che nell'insieme il supporto complessivo al mondo dello startup ha fatto dei passi in avanti, ma ancora dovrebbe fortemente migliorare. Occorre un nucleo tecnico che presidia la business idea, cioè l'offerta, quella che si chiama alla fine la value proposition per i clienti, che nel nostro caso appunto è un nucleo di ingegneri, tecnologi, matematici e softwareisti. Però poi gran parte delle startup che nascono dalla ricerca commettono dei grandissimi errori, il che spiega il fatto che non crescono o a volte falliscono. Sono di due tipi. Uno è sottovalutare il commerciale. Se dovessi dare un altro messaggio a chi vedesse questo video, direi attenzione al commerciale. Cioè, chiunque lavora nella tecnologia o chiunque viene da un ambito accademico tende a sottovalutare enormemente la difficoltà e l'importanza di un buon approccio commerciale. Cioè tende a pensare che insomma, se l'idea è buona si vende da sé. E questo è un errore tragico, che devo dire poi noi accademici facciamo regolarmente, perché non riteniamo, diciamo, degno di particolare attenzione questa. Quindi noi per esempio abbiamo ulteriormente svoltato quando un nostro giovane, che pure è un laureato in ingegneria, però con una buona propensione personale, si è sostanzialmente specializzato nell'attività commerciale e ha determinato una svolta, nel senso che è un vero professionista del modo con cui si impostano i rapporti commerciali, si mantengono le collaborazioni, si fa retention, si fa loyalty e quindi ha, diciamo, di fatto creato una rete commerciale dal nulla. Quindi questo è il primo aspetto. L'altro aspetto chiave è un manager, cioè avere il coraggio di mettere in mano la propria azienda a qualcuno che ha le competenze manageriali. Questo per i professori è sempre un po' complicato, perché tendiamo naturalmente a voler controllare tutto ed è un grave errore. Quindi di nuovo io consiglierei, naturalmente qual è il punto delicato? È che un manager con una buona base professionale, un buon curriculum, ma anche tipicamente uno stipendio atteso elevato che la startup a volte non può permettersi. Quindi bisogna fare bene i calcoli del momento giusto, cioè il momento in cui si pensa di avere un fatturato adeguato, per mettere a capo dell'azienda qualcuno che abbia reali competenze manageriali. E entrambe queste cose per noi, dopo quelle che vi ho detto prima che riguardavano noi soci, sono stati punti di svolta. Diciamo, negli imprenditori credo che ci vogliono due cose opposte, ci vuole visione, cioè capacità di vedere nel futuro, cosa che non tutti sono capaci di fare, e anche di ispirare altri, perché la visione è qualcosa che ispira altri. Se tu fai, diciamo, condividi con altre persone la visione del futuro, questo mette in moto, dà motivazione anche agli altri. Non si lavora solo per il presente, per portare a casa lo stipendio, si lavora per un disegno che ha anche una componente di immaginazione, come dire, di prefigurazione di un futuro che non c'è ancora. Però allo stesso tempo l'imprenditore deve essere un esecutore assolutamente determinato. Cioè deve anche poi obbligare se stesso e gli altri alla disciplina dei risultati. E queste due cose insieme non sono facili, non a caso non è facile essere un buon imprenditore, ma devono convivere. Poi qualcosa si può delegare, per esempio il monitoraggio dei risultati si può delegare a una persona con competenze manageriali più professionali, ma l'imprenditore deve avere visione. Devo dire che noi tre soci in un certo senso questa cosa la facciamo, siamo un po' dei personaggi strani, cioè siamo anche degli accademici, come dire, che non si accontentano del loro normale attività universitaria. È fondamentale, senza rischi non si cresce,
Per noi il tema del rischio è molto concreto, cioè vuol dire investire delle risorse in sviluppo software che non sono immediatamente produttive di fatturato, ma vanno a creare e sviluppare la piattaforma. Quindi il fatturato su quell'investimento si vedrà negli anni successivi. C'è un rischio perché il mercato potrebbe non rispondere ai servizi che tu stai offrendo. Come lo abbiamo gestito? Inizialmente e ancora tuttora sacrificando gli utili dei soci, cioè reinvestendo continuamente. Fino ad oggi abbiamo sostanzialmente reinvestito, prima avuto perdite e poi adesso reinvestito gli utili. In questo, come dire, come imprenditori tradizionali che all'inizio fanno questo, e poi adesso con una più sofisticata attività di, diciamo, di modellazione, come si dice, cioè anche di quantificazione del rischio, per cui su tutte le operazioni che facciamo cerchiamo di fare dei modelli semplificati di risk management, di assessment anche delle probabilità di fallimento, e questo ci aiuta a prendere decisioni in maniera più ponderata. Allora, sulle decisioni strategiche decidono i soci. Noi abbiamo voluto affermare questo fatto, per esempio, sulle aree di business. L'ultima decisione che abbiamo preso è se tenere o no un'attività che non riguarda le analisi di brevettuali, ma ha a che fare con attività, diciamo, di disegnazione o supporto alla progettazione da ingegneristica. Una volta definite le strategie, l'altra, diciamo, area su cui decidono i soci sono gli investimenti. Quindi, per esempio, adesso stiamo decidendo il budget per la ricerca e sviluppo, questa è una decisione dei soci. Una volta prese queste decisioni e definiti degli obiettivi annuali, decidono l'amministratore, quindi Corrado Taviani, e nelle rispettive ambiti di autonomia decidono, diciamo, i tre responsabili. Quindi abbiamo un responsabile ricerca, che è appunto Riccardo Preda, che è anche socio, abbiamo un responsabile commerciale e una responsabile produzione. Ecco, queste tre persone hanno autonomia nelle loro decisioni. Ah, questo direi moltissimo, noi ci occupiamo di come le tecnologie cambiano e di come possiamo aiutare le imprese a stare sull'onda delle tecnologie e a sviluppare innovazione che sia migliore di quella dei concorrenti. Se riusciamo a farlo per le imprese italiane, questo è un vantaggio importante. E questo richiede una capacità di curiosità estrema, perché naturalmente abbiamo bisogno di ingegneri elettronici o meccanici i quali stiano continuamente aggiornati su che cosa si muove nel mondo delle tecnologie, in modo che quando vanno poi a fare l'analisi al computer, le analisi quantitative sulle basi brevettuali, le sappiano leggere. Quindi noi cerchiamo persone molto motivate, capaci di lavorare in autonomia, capaci di stare in team, perché devono lavorare con altri di competenze diverse, i matematici con gli ingegneri, i softwareisti con i linguisti computazionali. Quindi la creatività è un elemento decisivo. Abbiamo anche quest'anno investito un po', forse potremmo fare di più, in un'attività di supporto organizzativo, facendo anche dei mini corsi per il nostro personale. Beh, noi la insegniamo la creatività, noi abbiamo delle attività in cui andiamo dalle imprese e le aiutiamo ad essere creative, abbiamo ottenuto anche risultati molto, molto interessanti. Quindi, certamente sì, la pratichiamo anche al nostro interno, ma prima di tutto obblighiamo noi stessi ad essere sempre creativi, spostiamo sempre in avanti l'obiettivo. Ci si può rompere l'osso del collo, però insomma è un modo di tenere una squadra che è molto motivata, ecco, non lavora in un'azienda normale. Per esempio, in un caso noi ci siamo trovati con una grande impresa con cui avevamo investito moltissimo nella preparazione di un progetto, che alla fine, per sue logiche interne, erano cambiati di responsabili, eccetera, non ha dato seguito. Quindi noi ci trovavamo a aver buttato via molti mesi di lavoro,
di preparazione. Allora lì creatività ha voluto dire cerchiamo di recuperare questo lavoro fatto da un'altra strada, cioè cerchiamo di arrivare alla stessa azienda da un altro punto di attacco e ci siamo riusciti. Questo richiede un po' di fiuto, un po' di networking per avere delle informazioni, un certo coraggio di proposta, però ha funzionato. Allora, a lungo termine, credo che noi abbiamo realizzato un'idea imprenditoriale e però poi dei sistemi, cioè dei sistemi software che lavorano su algoritmi, che è, come si dice in gergo, scalabile. Scalabile vuol dire che potrebbe sostenere una crescita molto forte, non come ora del 50% l'anno, ma del 500% l'anno. Naturalmente per avere questo tipo di crescita occorrono delle condizioni che ancora non abbiamo. In particolare, tutta la piattaforma software avrebbe bisogno di investimenti che la rendano conforme a un certo numero di standard, a un certo numero di elementi che tipicamente sono tenuti in grande conto poi da chi deve finanziare. E quindi a lungo termine io credo che potremo arrivarci, ci stiamo studiando, abbiamo contatti con dei finanziatori, dei venture capitalist, dei soggetti interessati non solo in Italia, anche all'estero, quindi il tema c'è, naturalmente non posso dirvi molto di più. A breve vorrei che mantenessimo una crescita del 50% l'anno, ancora fino a che eventualmente non si possa fare ancora meglio. Dunque, noi abbiamo un sistema di fissazione di obiettivi per il nostro amministratore e per i tre responsabili funzionali, in particolare naturalmente sulla parte commerciale e la parte produzione. Sono obiettivi condivisi, nel senso che li condividiamo con loro in riunioni apposite con i soci, e sono però obiettivi sfidanti, cioè sono obiettivi difficili da raggiungere. Fino ad ora questo ha funzionato, direi piuttosto bene, al punto che abbiamo anche ritenuto utile un'operazione che faremo in questo anno, allargare la platea dei soci, nel senso che avremo due di questi responsabili che prima soci non erano, entreranno con una piccola quota, essendo arrivati dopo nella compagine, proprio come riconoscimento della loro determinazione nel raggiungere gli obiettivi aziendali. Dunque, internamente sembrerebbe facile, ma non è proprio così. Il fatto di avere 10 persone non vuol dire che la comunicazione sia di per sé facile, perché sopra 3 è già una sfida. E la comunicazione interna viene più spesso tenuta dall'amministratore delegato con una certa regolarità. E non abbiamo mai fatto e forse dovremo fare esperimenti più forti di comunicazione, eventi per esempio, incontri più collegiali, che forse sarebbero utili per allineare. Quindi un altro messaggio è, per chi vuol fare l'imprenditore, non trascuriamo mai l'organizzazione, perché anche su piccole dimensioni, se non abbiamo fatto un buon disegno organizzativo, dopo poco scoppiano le problematiche, perché appena il fatturato comincia un po' a crescere, le persone hanno bisogno di comunicazione molto chiara e molto ben organizzata, altrimenti si creano disfunzioni. Su questo dobbiamo migliorare, credo. Il nostro commerciale ci sta insegnando cosa vuol dire negoziare. Devo dire, per me accademico è un'esperienza straordinaria, perché noi siamo pessimi commerciali, pessimi negoziatori, tranne forse quando c'è da negoziare i posti accademici, ma quella è un'altra parte del nostro mestiere. Che con i clienti si negozia sempre, e quindi è necessario maturare un approccio commerciale molto professionale, molto rigoroso. Bisogna capire qual è il valore che per il cliente ha il servizio che gli stiamo offrendo. Bisogna fare in modo che il servizio che gli stiamo offrendo aiuti quello che ce lo compra
salire di attenzione, di livello nella sua organizzazione. E poi quando si va in negoziazione bisogna chiaramente avere una soglia di base sotto la quale non si scende, ma avere dei buoni margini. Perché lavorando sui margini il cliente tipicamente è soddisfatto quando riesce a spuntare un po', e se si è bravi, il punto a cui ci si ferma è comunque molto remunerativo anche per l'azienda. Quindi ad oggi è più un'arte che una scienza, perché c'è molta psicologia, molta capacità anche di intuire qual è il punto in cui vuole negoziare l'interlocutore. E vi devo dire un'altra cosa che io come socio accademico ho imparato: non si deve mai andare da soli, si deve sempre andare in due, e tipicamente è bene che chi parla degli aspetti tecnici dell'offerta, quindi il professore o il nostro tecnologo, eccetera, sia diverso da chi fa poi la trattativa commerciale. Questo è un altro, come dire, trucco, ma è assolutamente fondamentale. Io, se posso raccontare solo in qualche secondo invece i miei errori, che magari sono utili anche a evitarli agli altri, quando sono partito i primissimi anni, mi ero immaginato di poter andare da solo a visitare un certo numero di grandi imprese o anche di grandi organizzazioni pubbliche potenzialmente interessate. Vi devo dire che ho cavato uno zero da questa attività, cioè non c'è stato nessun seguito. Ho capito poi perché. Perché, come dire, la grande impresa quando vede il professore non vede un partner commerciale, vede qualcuno che ha una grande magari scienza, ma che non gli risolve i problemi, glieli crea per certi versi. O come dire, è come fanno i ricercatori: una volta che hai appena risolto un problema, gliene apri subito un altro. E quindi non mi dicevano naturalmente nulla, mi si levavano il cappello, sì, naturalmente mi stendevano tappeti rossi, ma non portavamo a casa niente. Quando ho smesso di andare da solo, vado solo semmai se serve, ma raramente, con il nostro commerciale, le cose sono completamente cambiate. Io ho un'idea un po' particolare su questo, che non so quanto è condivisa, nei libri non si trova, però io sono molto convinto. Secondo me un leader è uno generoso, cioè è una persona che è capace di assumere come propri gli obiettivi degli altri, o meglio, diciamo meglio, è capace di identificare delle attività, delle linee, delle visioni anche che vanno a beneficio di altri, mettendo anche in secondo piano il proprio interesse personale. Perché allora questo è convincente, e dà un grande spazio dentro il quale poi si possono poi trovare interessi di tutti in qualche modo. Ma io non credo molto ai leader, diciamo, che per raggiungere i propri obiettivi, poi mettono in asservimento le altre persone. Ci sono casi di questo tipo, naturalmente, anche se rari, ma io credo di più a questo aspetto, diciamo, di visione e generosità che scatena delle energie negli altri. Dunque, non è facile. Perché quando vuoi persone creative devi anche immaginare che sono persone con un ego abbastanza forte e delle opinioni, delle idee molto radicate. Allora, un buon modo è quello appunto di, diciamo, di portare le persone a ragionare in un modo di pensiero che guarda al futuro, e che quindi evita che ciascuno pensi al proprio interesse personale, alla propria posizione personale. Quindi in qualche modo a spossessarsi della propria visione e a pensare per il bene di tutta l'azienda, per il bene di tutte le persone che ci lavorano. Questo è importante, e questo richiede appunto una leadership. Aiutano molto anche dei metodi, che noi però sappiamo fare: metodi di gestione delle riunioni, metodi di determinazione degli obiettivi, metodi di vario tipo. Quindi anche un'altra piccola lezione è il metodo aiuta se viene usato in maniera non burocratica, non rigida, ecco, avere
anche su scale piccole, dei buoni metodi di lavoro aiuta moltissimo, rende più efficienti, più fluide le riunioni, si esce sempre con dei risultati, si riesce a dare seguito a tutte le decisioni. E poi la diversità, il rispetto della diversità. Noi qui abbiamo persone diversissime, ci sono persone appunto, come dire, il cui mondo non è di questo mondo, perché sono appunto matematici o come dire, o softwareisti di alto livello che, come dire, non stanno nel mondo dei noi umani, va bene? Insieme invece a ingegneri di progettazione, di produzione che lavorano con le macchine. E il rispetto della diversità è un altro elemento che arricchisce molto il team. Dunque, le attività quotidiane sono monitorate da una persona, che è la nostra responsabile produzione, Donata Gabelloni, che è un ingegnere gestionale. Quindi ha un background professionale di ingegnere con capacità gestionali. E quindi lei tiene il controllo delle commesse. Quindi lo scarico giornaliero delle attività di tutte le persone sulle diverse commesse e i tempi di avanzamento. Quindi il monitoraggio è quotidiano, nel senso ogni persona giornalmente, siccome può lavorare anche su più commesse, scarica la sua attività su alcune di queste e, diciamo, giornalmente si aggregano questi dati e settimanalmente si fa un report. Noi soci abbiamo un report periodico di queste attività. Quelle a medio termine le facciamo come soci con le riunioni periodiche con l'amministratore delegato e con i responsabili. Dunque, allora il monitoraggio lo facciamo sui flussi di cassa, quindi abbiamo un sistema di controllo finanziario. I flussi di cassa sono importanti perché lavorando su commessa occorre monitorare i tempi di pagamento. E avendo invece persone naturalmente a libro paga, ogni mese dobbiamo garantire il rispetto dei contratti senza eccezioni. Quindi quel tipo di monitoraggio è molto puntuale e per adesso ci ha consentito di crescere senza. Attenzione, altro messaggio per chi deve fare imprenditore senza bruciare cassa, perché uno dei grandi fattori che spiega il fallimento poi di tante start-up è la mancata considerazione del ciclo finanziario e quindi diciamo, del rate, del tasso a cui la start-up brucia cassa. Perché naturalmente prima di arrivare a un buon fatturato si brucia cassa, cioè si anticipano le uscite di cassa e i costi e si posticipano le entrate e questo posticipo, soprattutto se si lavora con grandi clienti o a maggior ragione con la pubblica amministrazione, può essere fatale. Quindi questo noi lo facciamo con molto rigore e ci ha aiutato molto. Un'esperienza, come dire, di fallimento per certi versi, posso senz'altro raccontarla così. È stata appunto la grande difficoltà di arrivare a, come dire, anche solo in sede di offerta con alcune grandi imprese con cui peraltro il livello di interlocuzione era molto alto, per intenderci, diciamo, era a livello di seconde linee, a volte anche di prime linee, diciamo, di grandi imprese. Che cosa ho imparato da questi errori? Ho imparato che diciamo, bisogna sviluppare l'attività commerciale in maniera molto pianificata, molto professionale, e bisogna mai dare per scontato qual è il valore che si va a creare per il soggetto a cui si parla. Noi vendiamo delle cose immateriali. Cioè vendiamo servizi che poi si realizzano sotto forma di report, diciamo, di documenti, che possono avere un valore economico altissimo, perché per esempio aiutano un'impresa a capire che potrebbe andare incontro a problemi legali in un mercato, oppure che c'è un concorrente che la potrebbe attaccare, o addirittura che c'è un concorrente che non ha mai visto, no? Però quando si lavora sull'immateriale, la capacità di un cliente di capirne il valore è molto bassa. Perché si capisce molto meglio il valore di oggetti tangibili o anche di servizi ben conosciuti. Se io sono una società quotata e devo farmi fare la certificazione, la revisione di bilancio, stacco l'assegno no, a Pricewaterhouse e non discuto perché so che devo farlo, è una norma di legge e mi obbligano a farlo. Quindi è un oggetto immateriale, ma
talmente conosciuto che non si discute. Quando invece si fanno servizi immateriali ad alto contenuto di conoscenza, il loro valore può essere molto variabile, può essere basso, ma può essere anche altissimo. E lì, devo dire, ho capito che non siamo noi le persone giuste per raccontarlo ai clienti. Non sono io, per esempio, non sono capace. Mi sono reso conto che ero più interessato a spiegare bene le cose che stavamo facendo, entrare nei dettagli, essere molto tecnico, e perdevo completamente di vista invece il bisogno della persona con cui parlavo. E forse sbagliavo del tutto. Allora, per le imprese che nascono dalla ricerca, come nel nostro caso, quindi le spin-off universitarie, le start-up da ricerca, credo che una prima grande riflessione vada veramente fatta da parte dei ricercatori, dei professori che vogliono generare attività imprenditoriali, cioè se siamo noi veramente le persone in grado di farle crescere. In molti casi credo di no, e quindi dobbiamo veramente guardarci allo specchio e decidere che forse è opportuno mettere la propria azienda nelle mani di qualcun altro, di qualcuno che abbia un'esperienza manageriale e possa farla crescere. L'altro tema, ve l'ho già più volte raccontato, è questo commerciale, quindi diciamo l'incredibile difficoltà di fare buona attività commerciale e l'incapacità invece di farla da parte di chi viene da questo mondo. Poi vedremo, spero nei prossimi anni che l'azienda cresca ancora di più. Allora, come vi dicevo, io non ho responsabilità operative, non potrei nemmeno averle, e quindi noi ci organizziamo in questo modo, che i tre soci si riuniscono regolarmente, almeno una volta al mese, con l'amministratore delegato per monitorare l'avanzamento sia dei risultati economico-finanziari che delle commesse, diciamo, in aggregato. Poi, il mio ruolo è più che altro quello di aprire nuovi mercati e quindi di identificare, viaggiando, prendendo contatti, possibili ambiti che possono essere interessati alle nostre attività. Per cui io non so se dovessi fare degli esempi, parlo con gli uffici brevetti internazionali o parlo con colleghi accademici di altri paesi che lavorano su questi temi a loro volta lavorando con le imprese, o parlo con i governi che possono avere interesse a fare attività di foresight, eccetera. Quindi il mio ruolo è prevalentemente strategico e quindi lo organizzo all'interno delle mie attività, diciamo, non ho una regolarità, ecco. Però nell'ultimo periodo, da quando sto dando una mano più diretta a questo sviluppo, devo dire, ho una certa lista di contatti, diciamo, che sto aprendo, e quindi poi li vado a incontrare, vado a trovare, vado a parlare con queste persone. La settimana prossima sono a Bologna, quella ancora dopo sarò a Milano, perché la credibilità che può dare un accademico, una volta che fa solo il suo mestiere e poi si ritira, diciamo, lascia fare a quelli più bravi di lui, è anche importante. Un dato di fondo è che io credo che sia importante gestire il balance, come si dice, il bilanciamento tra attività di lavoro e attività personale e vita, come si dice, work-life balance, in maniera corretta, cioè in maniera bilanciata. So di dire una cosa a cui altri non sarebbero disposti a dar credito, ma io credo che nel medio periodo le persone hanno bisogno di una vita buona, che quindi includa non solo una soddisfazione professionale, ma anche la possibilità di realizzare l'altra parte della vita. Cioè, io non credo alla mistica del lavoro a tutti i costi che poi uccide le persone dal punto di vista delle tensioni che genera con la vita personale. Quindi noi vogliamo persone che lavorino tanto, tantissimo. In un certo senso siamo noi stessi il modello, perché noi professori universitari, quando facciamo molta ricerca, come io faccio, lavoriamo come dannati, diciamo, è noto. Non è noto all'opinione pubblica, che pensa spesso che i professori non facciano niente, ma insomma vi posso garantire che i professori che lavorano tanto, fanno ricerca, girano il mondo, lavorano, potrei dire, 60-70 ore a settimana senza difficoltà, insomma.
quindi vuol dire il doppio di quello che è un orario di lavoro normale. Si lavora dopo cena, si lavora fine settimana. Quindi in un certo senso diamo un po' l'esempio anche alle persone. È chiaro che non possiamo attenderci da una persona che invece ha uno stipendio fisso lo stesso impegno, ma vogliamo persone che capiscano la necessità di, come dire, di un'attività molto innovativa. Quindi se ho un cliente che ha un'esigenza, devo fare di tutto per venirgli incontro. Detto questo, bisogna organizzare bene il lavoro. E questo è un altro grande difetto di molte aziende italiane, posso dirlo. Cioè, bisogna fare in modo che la generosità, la disponibilità delle persone, anche andare oltre orario, per intenderci, no? A lavorare il sabato, sia in qualche modo equa, giusta, ben, diciamo, premiata e utile. Perché se questo è il risultato dell'inefficienza, che devo fare delle ore in più perché il lavoro è stato organizzato male, questo non va bene. Spesso nelle aziende la gente lavora tanto, esce tardi, ma solo perché le aziende sono organizzate male. Il risultato è che la loro famiglia ne soffre, le persone poi covano anche un qualche risentimento e nel medio periodo questo non aiuta nessuno. Allora, io personalmente sono notoriamente una persona che assorbe lo stress, nel senso che mi hanno detto scherzando che insomma, quasi tutte le persone con cui ho lavorato, ho collaborato, i miei allievi, i ricercatori, eccetera, sono stati in gran parte persone ansiose, quindi persone che andavano sotto stress, sotto scadenze, diciamo, prendevano. E quindi, però, lavorando con me vuol dire che in qualche modo io assorbivo, in un certo senso. Ora, personalmente non faccio testo, nel senso che sono una persona capace di assorbire stress altissimi, sia sulle prestazioni che devo fare io, sia sulle scadenze, sia sui fallimenti. Diciamo, ho una grande capacità di assorbimento, di rimessa in moto. Forse questo un po' motiva anche altri, per certi versi, però, appunto, di nuovo. E sono molto attento al fatto che non è, cioè noi non vogliamo degli eroi, vogliamo delle persone che lavorino molto ma che poi siano contente e soprattutto, ripeto, con una buona organizzazione del lavoro. Perché sta andando avanti nelle aziende questa follia, credo, uso una parola un po' forte, cioè l'idea che invece di operare per una buona organizzazione si scarica sui lavoratori l'inefficienza dell'organizzazione. Siccome non si è capaci di programmare, quando poi si va sotto le scadenze, li si obbligano a fare gli straordinari o aggiungere delle attività di extra lavoro. Se si programmasse meglio l'attività, spesso si potrebbero evitare. Allora, queste cose sono un compito dei manager, non dei lavoratori. Quando è il momento, il manager ha organizzato bene, si può anche chiedere a chi lavora di fare tutti gli extra possibili e di prendersi anche un po' di stress, ma principalmente lo stress se lo deve prendere l'imprenditore e i suoi manager, prima di scaricarlo sui lavoratori. Allora, come dicevo prima, io credo che occorra impostare questo tema sul medio periodo. Voglio dire, può succedere che una persona abbia dei periodi nella vita o nei periodi anche nell'anno, per esigenze particolari in cui salta il diaframma tra lavoro e vita, no? Per cui si lavora tutti i fine settimana, si torna a casa la sera tardi. Però io non credo che questo possa essere un dato permanente, se non forse per una ristretta elite di persone, tra cui a volte anche un po' di noi accademici, di scienziati, che poi diciamo, diventano come dei. Come dire, persone completamente, assolutamente assorbite e dedicate alla vita di laboratorio, ma non è un modello che si possa, come dire, praticare nelle aziende. E quindi io direi che il bilanciamento va costruito nel medio termine e va costruito in questo modo, per le persone giovani rispetto al loro progetto di vita. Cioè, noi dobbiamo farci carico del fatto che le persone giovani non sono solo per noi dei laureati o dei collaboratori, sono persone che possono voler costruire un progetto di vita, essere fidanzati, volersi sposare, voler avere un figlio, cercare casa. Credo, da questo punto di vista, la mia personale scelta in tutti questi anni con le persone che hanno lavorato con me è stata che, diciamo, piuttosto mi mettevo io in seconda linea rispetto alle loro esigenze.
nel senso che sono talmente convinto di questo che, diciamo così, mi è capitato magari di rinunciare a delle cose che potevano essere di mio interesse se capivo che c'era una motivazione da parte delle altre persone sul loro progetto di vita. Questo perché poi, come dire, non credo appunto al mito che oggi viene addirittura alimentato con questa idea che si potrebbe anche lavorare dormendo meno, insomma, che trovo un'assoluta E degenerazione. come riesce a mantenere questo bilanciamento? Allora, io personalmente, diciamo, ho una grande fortuna che posso senz'altro raccontare nella mia famiglia, nel senso che ho una moglie con cui ho condiviso, diciamo, questo mestiere accademico e anche diciamo, il fatto che questo potesse avere delle conseguenze sulla vita familiare che mi allontanavano, mi portavano fuori. Io sono uno che viaggia continuamente e devo dire, se non avessi avuto mia moglie non avrei fatto quasi niente di quello che ho fatto, anche perché poi abbiamo 4 figli, per cui diciamo, la vita sarebbe stata. Però questo richiede una condivisione molto forte, che io auguro a tutti, nel senso che diciamo, è un'esperienza anche personale che dà una grande forza, una grande robustezza. Ed è un percorso condiviso fin da giovani, per cui diciamo, lo portiamo avanti anche adesso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che siccome poi io metto carico sulla mia famiglia delle mie assenze, dei miei viaggi, delle mie cose, poi quando ci sono ci devo essere. Il che vuol dire non fare quello che fanno tanti imprenditori o anche tanti manager, cioè di invadere con la vita professionale quella familiare. Quando stai con un bambino, punto. Non devi avere, come dire, attenzione per altre cose, perché il bambino lo sente. C'è niente da fare, prima o poi te la fa pagare, o prima o poi soffre di questa assenza. Quindi c'è un difficilissimo equilibrio che poi devi avere nella vita personale, che è quello della capacità poi di staccare, ma staccare veramente. Allora qui subentra l'organizzazione, perché io devo costruire un'organizzazione che consenta alle persone poi di stare serene quando gli serve staccare. E questo devo dire sta accadendo anche tra noi. Il nostro socio Riccardo Apreda ha un figlio che segue con grandissima dedizione. Gualtiero Fantoni ha avuto un bambino una settimana fa. Va bene? E quindi ancora non l'ho visto di persona, ci siamo sentiti più volte al telefono. E il nostro commerciale si sposerà a luglio. E in qualche modo noi dobbiamo organizzare le attività in maniera che questi progetti personali siano compatibili con la vita aziendale. Ma d'altra parte, se cerchiamo persone creative, cerchiamo persone in cui, come dire, non essendo rutinario il loro lavoro, il giorno che viene meno la motivazione, viene meno la creatività. E quindi noi abbiamo bisogno di persone che si divertano a lavorare al punto tale che lavorano molto, ma allo stesso tempo, siccome hanno un progetto di vita, poi quando questo va avanti deve essere rispettato, no? E questo io credo che abbiamo bisogno anche, però questa è una riflessione diversa che io ho fatto anche in passato proprio come responsabile di un master che insegnava ai giovani a diventare manager, abbiamo bisogno anche di ripensare i modelli organizzativi delle aziende in generale, perché io ho la netta sensazione che i ritardi nei modelli organizzativi generino mostri, cioè generino, come dire, scarichino sulle persone. E devo dire molto spesso sui giovani che sono più generosi e in qualche modo hanno anche come dire, l'aspettativa di contribuire all'azienda, di fare carriera, naturalmente di essere riconosciuti, però scarichiamo su di loro delle tensioni che invece vanno risolte con una migliore organizzazione, con un buon management. Questo è il mestiere dei manager, non è un mestiere dei lavoratori, non possiamo scaricarlo su di loro. Questo credo che se riuscissimo a farlo come start-up potrebbe forse diventare anche un modello anche per imprese più grandi. Allora, però senz'altro diciamo c'è una certa eccitazione nel prendersi dei rischi, c'è sicuramente una valenza sociale, cioè ci si rende conto che attraverso l'attività economica si generano opportunità di lavoro. E nel nostro caso anche di lavoro molto qualificato,
quindi per persone diciamo di alto livello, persone appunto per esempio che hanno un dottorato di ricerca. Il pro è anche una certa gratificazione nel vedere che alcune idee, come dire, sono riconosciute. Questo è interessante perché noi, naturalmente, noi ricercatori viviamo di questo fatto, pubblichiamo cose con l'aspettativa che i colleghi ci dicano bravo, citando i nostri lavori, ma è diverso invece qui, perché qui è il mercato che ti deve dire mi piace questa cosa e lo dice mettendoci dei soldi. E quindi è un altro tipo di riconoscimento che fa parte però del pro, della soddisfazione. Il contro, direi, ci si scontra con tantissimi ostacoli. Io non mi lamento tanto della burocrazia, c'è anche quella, ma fondamentalmente vedo che un grandissimo ostacolo è nella resistenza all'innovazione delle grandi organizzazioni, pubbliche e private, metto anche le private nel mucchio, diciamo così. Siamo da questo punto di vista un paese che, diciamo, per fortuna ha una generazione di imprenditori tenaci e che lottano, ma come dire, chiede troppo agli imprenditori perché non li favorisce, non crea il contesto favorevole per mille ragioni. Devo dire che su questo mi confronto moltissimo con tanti altri, non solo con altri diciamo, fondatori di start-up, ma anche non so, con coloro che lavorano nel mondo della promozione dell'innovazione, i centri servizi, gli incubatori, i venture capital, eccetera. Naturalmente nei contro c'è che, come dire, che ti prendi delle preoccupazioni. Io, come dire, sono abbastanza sereno perché le cose stanno andando bene, ma non sono sempre andate bene e quando abbiamo rischiato, insomma, il pensiero che potevi mettere a repentaglio il lavoro di altri è un bel pensiero, che per chi invece ha uno stipendio pubblico come professori deve essere doppio, perché, come dire, ti devi far carico. Questo è, insomma, un'ansia importante che va messa nel conto. Ma dovessi dire uno che mi sentirei di estrarre dalla mia esperienza è che non bisogna avere paura di cambiare la propria idea imprenditoriale o il proprio modello di business. Cioè, noi siamo un po' vittime di alcuni modelli dove sembra che l'imprenditore di successo abbia avuto ragione fin dal primo giorno. Come dire, che l'idea gli è nata nella testa così bella, pronta, e lui l'ha realizzata. Non è così. Quando si studiano le storie imprenditoriali, si scopre che molto spesso l'imprenditore, prima di avere successo, ha avuto tanti insuccessi. Ha provato alcune idee, ha fallito, le ha modificate, non è andata bene, ci ha riprovato, non è andata bene, fino a che alla fine ha avuto successo. Quindi io direi, attenzione, non coltiviamo un mito, no? L'idea che, diciamo, appena uno ha un'idea buona, questa deve diventare un successo imprenditoriale, oppure che per avere successo bisogna indovinarla alla prima. Non è così, se puoi indovinare alla quarta, bisogna arrivarci alla quarta, quindi bisogna avere la tenacia. L'imprenditore è uno che in qualche modo vuole far vedere al mondo che ha ragione lui, no? Se è un vero imprenditore, e quindi è chiaro che vuole provarci anche se all'inizio fallisce. Questo credo sia una buona chiave. Cioè, un vero imprenditore è uno che, se veramente pensa di avere delle buone idee, ci riprova fino a che la trova. E impara dai fallimenti. Quindi il fallimento non è un segno meno, non è uno stigma, è la condizione per apprendere. Per cui direi a chi vuole fare l'imprenditore, se veramente vuoi fare questo, attrezzati anche a prendere qualche sberla e a rialzarti e a ripartire fino a che non trovi la strada e fino a che questa strada non ti dia grande soddisfazione.